molto importante e molto significativa sul testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, che ha un grandissimo interesse, evento durante il quale si susseguiranno gli interventi di rappresentanti delle istituzioni nazionali e sovranazionali e dell'Accademia e tutti ai massimi livelli. Sono anche lieta di sottolineare che l'evento rappresenta un primo significativo ritorno ai convegni in presenza, anche se parziale, e anche se come in modalità mista, come... Grazie. Noi abbiamo superato con qualche difficoltà, almeno psicologica, l'emergenza dell'anno scorso, però con la nostra prudenza e con la nostra attenzione siamo riusciti a preservare un alto livello di sicurezza, possiamo dire, all'interno del nostro istituto. Quindi ci tengo a sottolineare che questa modalità mista è coniugata con la necessità imprescindibile di rispettare comunque in modo rigoroso le prescrizioni dettate per l'emergenza epidemiologica tuttora in corso. Però rappresenta, come dire, una sorta di buon augurio per quello che in futuro potrà essere una modalità definitiva. E anche se dovremo usare sempre la mascherina, io l'ho tolta per rendermi più comprensibile, ma comunque sono vaccinata con la doppia dose, e spero che insomma questo sia poi una modalità ordinaria di incontro e di svolgimento dei convegni. Desidero anche esprimere un particolare ringraziamento a nome dell'istituto, che ho l'onore di dirigere, mio personale, all'onorevole Vincenzo Amendola, sottosegretario di Stato per gli Affari Europei, per aver onorato con la sua presenza l'evento odierno. Un ringraziamento da parte mia particolare anche nella mia qualità di agente del governo davanti alla Corte di Giustizia e al Tribunale dell'Unione Europea. E a questo titolo il sentito ringraziamento va anche al mio vicino di destra, il professor Roberto Mastroianni, che oggi, insomma, abbiamo avuto una giornata intensa insieme e siamo stati a un interessantissimo convegno però del Consiglio Superiore della Magistratura sul problema della indipendenza dei giudici, dell'articolo 7 del Trattato dell'Unione Europea. Insomma, abbiamo avuto vari spunti di riflessione, argomenti non proprio attinenti al convegno pomeridiano, però insomma ci hanno fatto riflettere. E vorrei ringraziare anche vivamente tutti gli illustri relatori che hanno contribuito alla perfetta riuscita dell'opera attraverso i loro pregevolissimi scritti, e grazie per aver accettato di partecipare a questo evento, illustrando attraverso la sequenza dei loro interventi quest'opera fondamentale nella materia, delineandone anche il contesto di riferimento. Si tratta infatti di un'opera, quella curata dal presidente Claudio Contessa e dall'avvocato dello Stato Paolo Del Vecchio, che, come sottolineato anche nella prefazione del presidente dell'AGCOM Giacomo La Sorella e nella presentazione dell'onorevole Mirella Liuzzi, già sottosegretario di Stato al Ministero dello Sviluppo Economico, nel commentare e annotare articolo per articolo il TUSMAR con la direttiva del 2018, attraverso i contributi di elevatissimo livello degli autori che appartengono non solo al mondo accademico, ma anche a quello, per esempio, dei funzionari e dei dirigenti. Nel frattempo qualcuno è diventato anche componente dell'autorità, come la dottoressa Laura Aria, e i tedeschi direbbero che voi siete dei veri Glückvögel, dei portafortuna, portbonheur, perché effettivamente aver contribuito a quest'opera ha portato fortuna, e quindi hanno creato questo contributo così sistemico che ha il pregio di costituire una rappresentazione organica assolutamente completa, un contributo prezioso, direi unico, per la sua visione complessiva in un'ottica ragionata, dalla quale non si potrà prescindere sia nell'attuale delicata fase conseguente alla riforma audiovisiva europea, sia nell'adottare quella che da più parti è auspicata, riforma organica dell'intera disciplina. Prima però di passare, non voglio rubare altro tempo ai relatori che hanno... esplicheranno con la loro competenza e alta preparazione, illustreranno i loro punti di vista sull'argomento. Prima però di passare la parola al sottosegretario onorevole Amendola, mi sia consentito di ricordare il professor Giuseppe Tesauro. A una settimana... esatta dalla sua scomparsa, oggi è il 13, mi faceva riflettere Bruno Scimbene oggi che mi ha mandato un messaggio. Lo ricordo con grande commozione e con grande affetto, per le sue eccezionali qualità umane, per la sua figura istituzionale di altissimo profilo, maestro di vita e di diritto per intere generazioni di giuristi. Passo dunque la parola all'onorevole sottosegretario. Grazie.
Grazie, buon pomeriggio. L'onore è mio, l'onore di introdurre questo incontro e l'onore di essere stato invitato dall'Avvocato Generale dello Stato, la dottoressa Sandulli, Palmieri Sandulli, e non solo per questo evento, ma per quello che l'Avvocatura dello Stato rappresenta per la Presidenza del Consiglio, per il mio Dipartimento Affari Europei, grazie alla collaborazione dell'avvocato Carla Cunelli, e per quelli che sono i temi in discussione oggi su un testo del professor Del Vecchio e del professor Contessa, che sicuramente tracciano uno dei dibattiti più importanti che riguardano non solo un settore specifico relativo alla legislazione europea italiana, ma riguardano anche i fondamenti di una riflessione sulle democrazie liberali nel XXI secolo. La direttiva sui servizi dei media è un provvedimento che, come sapete, si incardina in un contesto in evoluzione a livello europeo della disciplina del settore digitale, in base a questa seconda potentissima rivoluzione digitale che trasforma non solo i mezzi, ma la produzione, i consumi, l'economia e il vivere insieme. E questi atti normativi in discussione segnano quella che è una transizione digitale del paese, del continente europeo e della realtà multilaterale, che per noi è una priorità non solo come governo, ma che costruisce un itinerario non semplice, di grande complessità, e questo testo ci aiuta ad attraversare attraverso una complessità delle scelte che dovremo fare. Come sapete, la transizione digitale è elemento centrale della ricerca di un'autonomia strategica aperta del continente europeo. Proprio oggi, pochi minuti fa, con la riunione dell'Ecofin, addirittura celebriamo anche l'avvenuta autorizzazione sul piano nazionale di ripresa e resilienza del nostro paese, che sancirà anche un investimento cospicuo di risorse, quasi 50 miliardi entro il 2026, sulla transizione digitale. E quando si parla di transizione digitale, in un contesto in cui analizzeremo poi quello più specifico della direttiva, si parla di una nuova architettura che non è solo relativa alle libertà di mercato, ma a principi costitutivi della Costituzione, potrei dire, delle democrazie liberali per quanto ci riguarda qui in Occidente e in Europa. Il pacchetto digitale allo studio, presentato il 15 dicembre 2020 dalla Commissione europea, si inserisce in quella che è il Digital Compass, la bussola digitale, che prevede che entro il 2030 i cittadini europei siano dotati di competenze digitali, l'80% della popolazione, professionisti qualificati nel settore, circa 20 milioni, con l'uso di infrastrutture digitali sostenibili da costruire, tracciare, realizzare in questo nostro paese. È un pacchetto composito che insieme al ministro Colao, che è il regista di questa operazione a livello di governo italiano, dovrà sforzarsi di recepire, negoziare e recepire tre proposte di regolamento, il Digital Service Act, il Digital Market Act, il Data Governance Act, che non sono solo scelte di definizione dell'autonomia strategica e della transizione digitale, ma sono veri e propri caratteri di un patto fondativo, insieme alle risorse che vengono erogate con Next Generation, che cambierà un'architettura complessiva. La certezza di un quadro, quindi normativo uniforme a livello europeo, è una condizione essenziale. Io in questa complessità leggo anche il lavoro, il contributo che è all'ordine del giorno, e in attesa ovviamente degli esimi oratori e del professor Mastroianni che concluderà il lavoro. Perché il settore è un banco di prova, il settore dei media, degli audiovisivi è un banco di prova giuridico ed economico, ma per lo spazio da definire comune di libertà, sicurezza, giustizia e democrazia. Insomma, è un banco di prova per la definizione, che sappiamo essere molto
al centro dell'attenzione di tutti i governi europei della definizione post-pandemia anche degli assetti di una democrazia liberale occidentale nel quadro di grandi cambiamenti e stravolgimenti. Quindi non è un caso che i più significativi processi di modifica della legislazione in materia in cui abbiamo assistito negli ultimi anni prende proprio le mosse da impostazioni, suggerimenti, interventi normativi sovranazionali. E in questo quadro la riflessione sulla direttiva 1818, attualmente in corso di recepimento da parte del governo, ci sarà da qui a breve un intervento del MISE, ci porta a discutere di un progetto, di una traiettoria che il nostro Paese insieme agli altri 26 dovrà percorrere. La bozza di decreto legislativo da parte del Ministero dello Sviluppo Economico per poi avviare tutte le attività di coordinamento dovrebbe essere previsto entro l'8 agosto. Ringrazio ancora l'Avvocatura, l'Avvocata Colelli, ovviamente, perché sono degli sforzi che il nostro Dipartimento fanno proprio per accelerare i recepimenti di legislazione. Ma riflettendo su questa direttiva, scusate se mi soffermerò, perché credo che sia il quadro che ci permette di legarci al contesto, alla nuova architettura digitale europea e alle scelte che invece dovremmo fare con le risorse che sono state anche stanziate, apre la riflessione e ha come riflessione in premessa la constatazione delle potenzialità delle nuove tecnologie. Perché rispetto al quadro normativo di provenienza, non di un passato così lontano, oggi la spinta alla transizione digitale ha come premessa l'analisi che queste nuove tecnologie, spinte dalla seconda rivoluzione digitale, hanno non solo un potere di fruizione e di consumo, ma hanno una relazione intrinseca fortissima con quelli che sono i valori della libertà di iniziative dell'economia aperta, ma anche che sono i fondamenti di un ordine costituito in cui i valori di democrazie liberali vengono messe sempre in discussione. Allora, se entriamo nello specifico, una questione di innegabile interesse quando si discute di questi temi è certamente rinvenibile nella tutela e nella promozione del pluralismo informativo. È un grande tema, nel nostro Paese è sempre stato fortissimo, strumento irrinunciabile di garanzia della fondamentale libertà democratica di manifestazione del pensiero, articolo 21 della Costituzione, quanto l'articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, la cosiddetta Carta di Nizza. La direttiva in questione non si occupa ovviamente in via immediata di questa specifica problematica, anche se per me è un punto di premessa della riflessione complessiva, ma costituisce alcune coordinate che servono per orientare la riflessione degli operatori giuridici, così come del decisore politico nazionale. La premessa è che nel mercato dei servizi prodotti e trasmessi dei media audiovisivi si caratterizzava tradizionalmente per essere, in questo nostro paese lo sappiamo bene, un oligopolio naturale, perché il numero ristretto delle frequenze dei canali di trasmissione e le notevoli barriere all'ingresso finivano sempre per determinare la presenza di un numero ristretto di operatori economici. E questo quadro è completamente stravolto, è completamente trasformato. Ed è in completa discussione quando le nuove tecnologie e la potenza della trasmissione e l'utilizzo dei media parte non solo per la connotazione delle reti, la rete internet che oggi ha qualche elemento di potenzialità in più. Quindi se dovessi fare una riflessione, l'ingresso nel mercato di riferimento di nuovi attori, quali si avvalgono delle tecnologie dei canali di trasmissione di recente acquisizione, abbia reso questo settore economico non più legato a oligopoli naturali, ma
strettamente concorrenziale. Il problema è analizzare, dal punto di vista giuridico e anche la decisione politica, come questa concorrenzialità legata alle libertà fondamentali, ovviamente, della nostra legislazione europea, toccano i fondamenti costitutivi di quelli che sono i caratteri anche di cittadinanza. Si possono muovere delle obiezioni. In primo luogo, è innegabile, leggendo questa direttiva, che i nuovi canali di trasmissione siano stati occupati per la maggior parte da piccoli operatori, spesso non completamente inidonei, per la qualità e quantità dei servizi forniti, a rappresentare una fetta di una sfida competitiva per gli operatori già presenti all'interno del mercato e per la restante parte di più o meno dirette o indirette derivazioni dei grandi gruppi editoriali, dei grandi broadcast nazionali e internazionali che sono preesistenti. Pertanto, all'apparenza di una maggiore concorrenza tra un maggior numero di operatori economici, non sempre corrisponde però un effettivo e reale incremento della competizione all'interno del mercato. La direttiva in esame prende le mosse da questa realtà per cercare di costruire quello che viene definito un doppio binario di regole, a seconda che il fornitore dei servizi in questione abbia o meno un pubblico e un fatturato di lieve entità, quota. A ricorrere di queste caratteristiche viene difatti esclusa l'applicabilità delle regole secondo cui i fornitori devono assicurare una certa percentuale di produzione di opere europee oppure in alternativa pagare un contributo. Questa imposizione di due regimi differenziati però, di vincoli e di obblighi, lascia però chiaramente comprendere come i due ambiti oggettivi ai quali i rispettivi sistemi di regole si riferiscono non siano tra loro perfettamente assimilabili. Cioè, in altre parole, detti ambiti non integrano un mercato realmente unico e strutturalmente unitario. A ciò occorre poi aggiungere che la nuova direttiva impone ai prestatori di servizi dei media audiovisivi un obbligo di trasparenza in ordine a alcuni dati essenziali circa l'identità del titolare e la loro precisa ubicazione geografica. Ciò rende quindi evidente la volontà di assicurare la conoscibilità della reale identità e della reale provenienza di un determinato fornitore di servizi. A questa prima obiezione se ne aggiunge un'altra, su cui in questa fase ovviamente di riflessione non possiamo non sottacere non solo dei rischi, ma un'analisi che ci porterà, perché lungo questa transizione digitale, con la forza della potenza e della rivoluzione tecnologica, ovviamente contemperare una legislazione è complesso anche per gli stati di avanzamento e le trasformazioni. Questa seconda obiezione, alla tesi della ormai acquisita piena concorrenzialità e del rinnovato pluralismo delle fonti del settore dei media, poggia sulla dubbia capacità dei cosiddetti servizi di piattaforma per la condivisione di video, che sono definiti nella nuova direttiva, e è indubbio che le piattaforme di condivisione di video e altri contenuti audiovisivi prodotti e condivisi dai medesimi utenti e le piattaforme, separati e autonomi dai soggetti che le gestiscono, rappresentano un canale informativo in rapida ascesa, è una vera trasformazione che dà sostanza a questa seconda rivoluzione digitale e soprattutto alla trasmissione di saperi e di informazioni. Se non che non si può sempre affermare con certezza che tali piattaforme siano effettivi fattori di sviluppo del pluralismo, cui l'articolo 21 della Costituzione e l'articolo 10 della Carta di Nizza chiaramente fanno riferimento. Se queste disposizioni guardano chiaramente a un pluralismo delle opinioni intese come visione del mondo di portata generale o relative singole questioni, le piattaforme qui esaminate realizzano assai spesso un semplice pluralismo delle cosiddette sollecitazioni, ossia di dati informativi grezzi non inquadrati in una più ampia cornice ordinata. Al contempo, però, questa direttiva traccia una netta distinzione tra fornitori di servizi di media audiovisivi e gestori di piattaforme per la condivisione di servizi dei media audiovisivi.
È una distinzione anch'essa di grande rilievo, che induce a dubitare seriamente della riconducibilità di queste due tipologie di operatori economici all'interno dello stesso mercato e quindi della capacità dei gestori delle piattaforme di porsi quali reali promotori della concorrenzialità e del pluralismo nel settore dei media audiovisivi. Quindi, se dovessi tracciare, per aprire il dibattito, per avere ovviamente dai professori che seguiranno analisi che ci porteranno a riflettere come legislatori, anche come esecutori nel corso dei prossimi anni, su una strada sicuramente importante, forse l'Europa si muove con un po' di ritardo su questo tragitto, e proprio a fronte di questo intrinseco e insuperabile limite all'intervento del legislatore eurounitario che si rinviene però una non trascurabile virtuosità che tutti noi siamo chiamati a cogliere, non potendo intervenire dal lato dell'offerta introducendo obblighi di controllo e di filtraggio ai titolari delle piattaforme di condivisione dei prodotti caricati direttamente dagli utenti, l'ordinamento sovranazionale interviene dal lato della domanda, chiamando gli stati membri a sviluppare tecniche e strumenti che promuovono lo sviluppo di consumatori di informazione, consapevoli e in grado di decifrarne il significato. In questo senso depone anzitutto il cosiddetto famoso considerando numero 59 della direttiva, che introduce la fondamentale nozione di alfabetizzazione mediatica, nozione intesa non semplicemente nel senso di alfabetizzazione digitale, ma riguarda quello che è il carattere che dicevo in premessa di diritti di cittadinanza vera e propria, che si vanno a configurare, a discutere e a sostanziare in questo percorso nuovo. Perché l'assunto di fondo della teoria economica liberale, in forza della quale il consumatore acquirente sarebbe perfettamente in grado di valutare le proprie esigenze e la propria convenienza, una volta che sia stato correttamente e pienamente informato, cede finalmente il passo, perlomeno in alcuni settori, alla necessità di formare e preparare il consumatore stesso, affinché si sviluppi conoscenze e competenze che gli consentano di effettuare scelte di consumo realmente consapevoli. Un tema che cito brevemente, scusate per la lunghezza, ovviamente questa direttiva, è un aspetto della tutela rafforzata dei minori, che è anch'essa uno dei principali obiettivi, non solo dei proponenti, ma anche dell'indirizzo che noi assumiamo come governo e come ovviamente come commissione. Sono da tempo allo studio soluzioni che prevedono ad esempio l'utilizzo di algoritmi, nonché il ricorso alla tecnologia dei cosiddetti big data, che consentirebbero anch'esse in maniera efficace di associare a contenuti audiovisivi violenti, lesivi delle libertà, della salute e dello sano sviluppo del minore e altri contenuti capaci di sviare l'attenzione. Ma questo è un grande tema che dentro il paradigma di che cosa sono i social media oggi ovviamente va indirizzato. Concludo e all'introduzione di una riflessione che si contempera nel realizzare e porre in essere questa direttiva insieme a tutta la legislazione europea che si sta dipanando nel nostro lavoro di governo, di Parlamento europeo, è evidente che la complessa tematica che gli illustri relatori si accingono a discutere nel convegno è uno spunto di riflessione che va oltre la necessità di formare un consumatore di informazioni consapevole e preparato. E va oltre anche la definizione nel nostro paese di quelli che erano gli schemi di produzione, di definizione dei soggetti proponenti informazione e comunicazione. Perché in questo stravolgimento, in questa nuova transizione, al legame della normativa si pone sempre la questione, che mai come negli ultimi anni si è accelerata, non solo dei soggetti che conformano la libertà di mercato, ma anche di quelli che sono gli strumenti
sostanziali per costruire cittadinanza formata con capacità, in cui le libertà economiche e le libertà democratiche trovano un nuovo equilibrio in una definizione che sotto il titolo spesso di transizione digitale cela grandi opportunità ma grandi rischi. Io vi ringrazio per l'onore di introdurre questo tema, vi ringrazio per il percorso che faremo tutti quanti noi insieme su un itinerario che ha delle belle notizie come quella che è giunta da Bruxelles con l'Ecofin, ma non solo le risorse saranno decisive, sarà decisivo l'equilibrio tra legislazione, decisione e soprattutto la voglia di costruire una democrazia liberale del XXI secolo che non abbia paura delle trasformazioni in atto. Vi ringrazio. Sì, adesso anche audio. Grazie. Allora, buon pomeriggio a tutti e grazie mille ovviamente all'Avvocato Generale Gabriella Palmieri-Sandulli per avermi invitato in questo bellissimo luogo, ma soprattutto per avermi dato l'onore e l'onere di guidare il traffico in questa discussione pomeridiana. Ringrazio il sottosegretario Amendola per il suo discorso introduttivo che ci ha di fatto prospettato buona parte delle questioni che sono sul tappeto in questi giorni nella materia della disciplina dell'audiovisivo, e devo dire che l'occasione è particolarmente felice perché stiamo presentando un volume che io non mi vorranno i due coautori che sono dei miei cari amici, ritengo davvero utilissimo e indispensabile in questo momento. Volume di commentario al testo unico sui servizi di media audiovisivi e radiofonici che è curato da Paolo Del Vecchio e Claudio Contessa e che rientra in una categoria editoriale che io trovo particolarmente utile, cioè quello dei commentari articolo per articolo dei grandi testi. Lo dico anche perché ne sono curatore di un altro, quello sulla carta dei diritti fondamentali, quindi non è proprio una cosa così spontanea, ma comunque ci tengo a dire che da utente questo è un prodotto editoriale che merita, secondo me, maggiori utilizzazioni e maggiori diffusioni. Lo hanno fatto Claudio e Paolo con questa seconda loro fatica, perché questo è il secondo esperimento da curatori di volumi e di commentari dopo il volume sul codice sulle comunicazioni elettroniche che ha visto la luce un paio di anni fa, se non ricordo male. E si vede che vi è piaciuta tanto l'esperienza e avete dovuto replicarla anche in questo contesto dei servizi media divisivi, e il risultato devo dire che è stato davvero ottimo. Voi giustamente nella premessa anticipate al lettore che avete avuto l'intenzione e la volontà di mettere insieme esperienze e formazioni diverse, quindi non soltanto l'Accademia ma anche la professione, anche le istituzioni, tra cui in primis ovviamente l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. E questo mix di esperienze secondo me ha dato un ottimo frutto, perché leggere le norme con gli occhi diversi di queste esperienze può essere sicuramente utile per il lettore e il fruitore. Devo dire poi che questo esperimento per quanto riguarda la legislazione in tema di televisione e di audiologia di audiovisivo mi ricorda alla mente altri esperimenti del passato. Io ricordo il commentario, forse uno dei primi lavori a cui ho partecipato, lavori collettivi, cioè il commentario a cura di Enzo Roppo e Roberto Zaccaria alla legge Mammì. C'era anche Ottavio Grandinetti, immagino, a quei tempi. Noi abbiamo avuto un percorso particolarmente, diciamo, fruttuoso e comune su questi temi. E quello fu forse il primo grande esperimento di commentario delle testi in materia televisiva. Allora era la legge Mammì, la 223/90, poi ne sono susseguiti altri. Mi ricordo adesso a memoria il commentario della legge Maccanico, a cura di Niccolò Lipari e di Sergio Stammati. E poi ci furono anche altri esperimenti, magari non dedicati al commentare articolo per articolo, quello di Aldo Fignani ed altri, a cui ho collaborato anche Gian Michele Roberti
ai tempi della legge Gasparri. Insomma, ce ne sono stati tanti, però adesso si è messo giustamente un punto fermo rispetto a una disciplina che nel frattempo ha assunto delle dimensioni obiettivamente grandi, e quindi c'era bisogno davvero di fare una riflessione analitica su questi temi. Peraltro una riflessione che, lo dite voi stessi nella prefazione, ha una dote di rischio diciamo implicita, dovuto al fatto che questa legislazione è in continua evoluzione, in continuo mutamento. Quindi preannunciate al lettore il fatto che ci potranno essere delle modificazioni abbastanza rapide, appunto con, tra le altre cose, il recepimento della direttiva del 2018 a cui si riferiva prima il sottosegretario, recepimento che è nelle fasi, appunto, capito, di conclusione, e che quindi porterà Claudio e Paolo a dover fare una nuova edizione di questo testo unico, immagino. E noi alla nuova presentazione ci vediamo tra un anno tutti, tutti insieme, l'appuntamento c'è preso. Comunque devo dire che il filo conduttore di questa opera è anche, e che ci riporta anche al nostro convegno stamattina, quello del connubio tra gli elementi economici e gli elementi, diciamo, più politico-sociali e culturali della materia, perché le due cose non possono essere scollegate. D'altronde, anche nella prima, sto abusando del mio ruolo, mi rendo conto, ma tanto c'ho il microfono, faccio quello che voglio. Mi ricordo la prima esperienza della direttiva Televisione Senza Frontiere, quando la comunità europea aveva obiettivamente una competenza molto limitata nella disciplina del settore culturale. Ma come si fa in questa materia a porre una netta linea di distinzione? Se si occupa della libera circolazione dei servizi televisivi, ci si deve assicurare che quei servizi abbiano determinate caratteristiche per consentire di essere in qualche modo digeriti, ricevuti in altri paesi membri, e quindi la disciplina delle quote europee, la disciplina della pubblicità televisiva, la disciplina della tutela dei minori. E tutto questo poi ha avuto un suo sviluppo, un suo progresso nelle diverse revisioni che la direttiva ha conosciuta, aggiungendo altri argomenti che sono sicuramente più nel campo dell'armonizzazione culturale che quello dell'armonizzazione economica. Di nuovo mi riferisco alla disciplina dell'hate speech, che vede la luce nel testo della direttiva. Mi riferisco alla disciplina dell'accesso agli eventi maggiori, anche lì le esigenze culturali sono sicuramente di accesso alle grandi informazioni, sono sicuramente prevalenti rispetto a quelle economiche. Mi riferisco anche all'ultimo testo del 2018, anche lì ce ne parleranno i nostri relatori oggi, un connubio costante tra le esigenze di sviluppo del mercato, di apertura delle frontiere, con quelle di una solida base culturale del fenomeno. Il pluralismo informativo è stato citato prima dal sottosegretario, non è direttamente disciplinato nel testo della direttiva. Ci fu un tentativo anni fa di intervenire anche su questo settore, però il tentativo non ha avuto sviluppi, però ci sono qua e là nel testo della direttiva alcuni aspetti, mi riferisco ad esempio alla disciplina degli enti regolatori, che sicuramente hanno a che fare con il pluralismo informativo, l'alfabetizzazione, anche quello ha a che fare con il pluralismo informativo, e potrei aggiungere altri esempi. Però vorrei a questo punto fermarmi, riservandomi poi di altri intervenire ulteriormente nel corso del pomeriggio, e di dare il fuoco alle polveri con il primo relatore, che è il professor Marcello Claric, che adesso ci raggiunge sul palco e che dedica il suo intervento alla regolazione indipendente nella direttiva dei servizi di media televisiva. Marcello Claric, professore di ordinamento amministrativo nell'Università La Sapienza di Roma, e ci raggiunge ora sul palco. Grazie mille, Marcello. Siamo abituati, purtroppo. Intanto voglio anch'io dire, è bello essere qui un po' in presenza dopo tanti mesi, eventi tutti in remoto. Si sente? Forse un po' più di voce. Il tema che mi è stato affidato, è già stato introdotto, è
ed è questo, cioè quando siamo in presenza di un nuovo corpo di regole così importanti, importante e fondamentale anche porsi il problema dei regolatori, cioè chi è chiamato ad applicare queste regole, perché regole e regolatori vanno sostanzialmente insieme. E devo dire, in questo commentario al quale anch'io ho dedicato, ho contribuito con un piccolo contributo, i più saggi si sottolinea questo, questa esigenza. Riprendo soltanto a Campione l'introduzione del Presidente Contessa, che si chiede se di fronte ai poteri forti, dei nuovi poteri del mercato, sia necessaria una regolazione pubblica, una presenza pubblica, un potere pubblico, e la risposta è certamente sì, e anzi occorre dotare, dice il Presidente Contessa, di una capacità effettiva, regolatoria di tutti gli attori istituzionali. Anche il saggio dell'Avvocato Del Vecchio tocca questo punto nella sua parte finale, in cui appunto auspica un'autorità di regolazione più forti per applicare il nuovo quadro regolatorio. Potrei continuare con le citazioni, la dottoressa Ria che ci parla del concerto regolamentare, l'importanza quindi della regolazione, dei regolatori che fanno rete a livello europeo, anche in una logica di convergenza regolamentare e di interconnessione amministrativa. La direttiva che commentiamo, la 1808 del 2018, fa un notevole passo avanti nella direzione di configurare un quadro di norme che disciplinano i poteri del regolatore. E questo, ricordiamolo, è una questione molto importante, perché la spinta verso la regolazione indipendente e il rafforzamento delle autorità indipendenti proviene essenzialmente dall'Europa in tanti contesti. Ricordo per esempio anche le maggiori garanzie sotto questo profilo che sono state previste nel settore della protezione dei dati personali nel 2016. Quindi abbiamo una spinta forte di accompagnare regolazioni anche di tipo tecnico, pur in settori sensibili come questo, dove gli interessi pubblici e anche gli interessi politici possono essere molto forti, accompagnare la regolazione con il modello della regolazione indipendente. Perché sottolineo questo? Perché negli anni recenti, invece, nel nostro ordinamento nazionale abbiamo avuto varie controspinte, non dico crisi di rigetto, ma tuttavia dopo un entusiasmo iniziale del modello delle autorità indipendenti negli anni 90, si è avuto qualche segnale, non dico di ripensamento, ma di riflusso. Penso, per parlare di altri settori, al settore dell'energia elettrica e del gas, dove quale ad esempio l'ARERA, che è la corrispondente alla nostra autorità per le garanzie e le comunicazioni, ha visto incise varie competenze riportate in capo al Ministero. E poi, ricordiamolo, bisogna dirlo, nella prima fase di questa legislatura, in presenza di forze di governo di ispirazione populista e sovranista, si è avuta sicuramente una rigetto almeno ideologico rispetto al modello delle autorità indipendenti, con numerose prese di posizioni critiche, fortemente critiche, nei confronti di Banca d'Italia, della Consob, dell'Ufficio parlamentare del bilancio in relazione alle previsioni di bilancio. E proprio perché il modello della regolazione indipendente, dei regolatori indipendenti, è strettamente collegato all'idea dei contropoteri in ordinamenti di tipo liberal democratico ai quali anche si ispira l'Unione Europea. Se invece si esce da questo paradigma, cioè della necessità di contropoteri pubblici per esigenze di garantire gli interessi della collettività di più lungo periodo, e se si sposta invece sull'idea giusto o sbagliata che sia, non sto criticando, ma ci sono numerosissimi libri di importanti politologi che dimostrano chiaramente come le radici del sovranismo e del populismo vanno nella direzione
di sopprimere in ultima analisi, almeno come modello mentale, le autorità indipendenti. E quindi leggere una direttiva che commentiamo oggi nella parte dedicata al rafforzamento dei poteri dell'autorità fanno capire che comunque il presidio europeo continua a essere molto importante, perché forse per spinte nazionali non abbiamo la stessa determinazione nel portare avanti il modello dello Stato regolatore. E nell'ambito di cui ci occupiamo specificamente, sicuramente prima della direttiva, prima del 2018, avevamo una carenza ben chiara sotto il profilo della regolazione indipendente affidata a un regolatore indipendente. Ricordiamo soltanto che la direttiva 2007 conteneva solo un riferimento molto labile alla esigenza della presenza di organismi di regolazione indipendente, ma senza alcuna disciplina specifica delle caratteristiche di questi regolatori indipendenti. Invece la direttiva 1808 del 2018 dedica degli articoli abbastanza precisi sulla necessità che ciascuno Stato si doti di uno o più organismi o autorità di regolamentazione indipendenti. E ciò sulla falsa riga di sostanzialmente viene ripreso il modello già presente nella direttiva quadro del 2009 delle comunicazioni elettroniche, dove alcune disposizioni molto simili sono presenti ormai da anni. E, senza entrare troppo nei dettagli, perché tutti conosciamo il modello generale delle autorità indipendenti, tra l'altro su questo versante non è che partiamo da zero, perché l'autorità per le garanzie delle comunicazioni è sicuramente un'autorità ormai consolidata nel panorama delle autorità indipendenti, che però in questa circostanza, anche sulla base di quello che prevede la legge di delega, la 53 del 2021, sul recepimento della direttiva, è un'occasione, come leggo testualmente la lettera M dell'articolo 3 sui criteri della delega, aggiornare i compiti dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, rafforzandone ulteriormente le prerogative di indipendenza. Quindi si dà atto, e tutti lo sappiamo, che c'è un minimo, partiamo all'anno zero, verranno rafforzate ulteriormente, la legge di delega non ci dà indicazioni su quale sarà il livello di rafforzamento ulteriore, ma proprio per questo saremo anche curiosi di leggere il decreto legislativo, magari da commentare in altra occasione. Però se ci attestiamo a quanto emerge dagli articoli 30 e 30 bis e anche il 30 ter della direttiva, abbiamo in nuce tutti gli elementi fondamentali del modello. Intanto l'idea che l'indipendenza deve essere garantita su due versanti, perché il potere politico governativo da un lato, ma anche il potere di influenza delle imprese. Quindi il modello autorità indipendenti si regge se e solo se si costruisce un sistema di regole che rendono la decisione di organi collegiali naturalmente protetta da entrambi i versanti, perché l'obiettivo, e questo è esplicitato, i poteri devono essere esercitati in modo imparziale e trasparente. Non sono novità, conosciamo benissimo queste espressioni. E quindi, per esempio, le autorità non possono né chiedere né ricevere istruzioni da nessun altro organismo in merito all'espletamento delle funzioni. Questa è una norma che originariamente risale addirittura all'indipendenza della Banca Centrale Europea. Nei trattati si parla sempre di divieto di ricevere o chiedere istruzioni, che il problema delle direttive, quindi quel rapporto tra politica, governo e amministrazione che c'è nel modello normale delle amministrazioni tradizionali, che invece viene meno, almeno in parte,
nell'ambito delle cosiddette autorità indipendenti. Tuttavia, anche queste disposizioni chiariscono che in ogni caso questa regolazione che dà indipendenza agli apparati non osta alla supervisione a norma del diritto costituzionale nazionale, quindi occorre i raccordi fondamentali, siamo in presenza comunque di autorità pubbliche che si riconnettono in qualche modo o devono riconnettersi al circuito democratico, in qualche modo almeno come possibilità di riferire al Parlamento e in ogni caso, come diceva in un bellissimo libro di molti anni fa, uno dei primi studiosi dello Stato regolatore, Gian Domenico Maione, le autorità indipendenti non devono essere sotto controllo di nessuno in particolare, neanche meno il governo naturalmente, ma devono essere comunque sotto controllo, cioè non sono, e quindi il problema dell'accountability, che qui viene tradotta, con tutto, non abbiamo un'espressione italiana, responsabilizzazione, il comma 3 dell'articolo 30 richiama l'esigenza dell'accountability, che è fondamentale, e come si garantisce, lo spiega anche molto bene questo articolo, con le procedure amministrative trasparenti, quindi l'importanza della, come dire, della democrazia procedurale, il fatto che le decisioni, sia soprattutto quelle regolatorie, ma anche quelle individuali, devono essere prese in qualche modo con il dialogo, nel confronto con tutte le parti interessate, per questo dà una base di maggiore solidità e di legittimazione al potere esercitato, la presenza di sistemi, meccanismi di ricorso efficaci a livello nazionale, giurisdizionale o non giurisdizionale. Il diritto europeo, sappiamo, abbastanza neutro, guarda la sostanza, il fatto che ci sia un apparato esterno, un giudice o un'autorità, un board, come è molto frequente in altri ambiti, indipendente, che assicuri una revisione di secondo livello delle decisioni prese. Quindi all'interno di un sistema in cui qualche raccordo istituzionale ci deve pure essere, in particolare con il Parlamento, la presenza di garanzie procedimentali efficaci, di ricorsi di tipo giurisdizionale da noi, sono tutti elementi che fanno sì che queste autorità e anche questa, in questo modello, non siano totalmente sganciate dal sistema dei poteri pubblici, e questo ovviamente è fondamentale. Solo un accenno per chiudere, perché insomma questi temi potrebbero portarci avanti a lungo a discutere, è molto importante in questo articolato e anche l'istituzione formale del gruppo dei regolatori europei, che prima aveva una base già istituita in precedenza nel 2015 con decisione della Commissione europea, ma adesso trova una base legislativa più solida, e le funzioni sono quelle di supporto all'attività della Commissione, di parevistica, ma è anche una sede in cui si scambiano le esperienze e le migliori prassi tra i regolatori, ed è anche questo l'inserimento delle autorità nelle reti di regolatori europei, questo vale per tutti gli altri settori paralleli, pensiamo al BEREC per esempio, è un altro fattore di legittimazione, perché diventa un sistema di controllo, di verifica tra pari nell'applicazione di normative che hanno lo stesso identico contenuto. Quindi, se dovessimo dare un contenuto di sintesi, diciamo, la direttiva che ora verrà recepita con questi ritocchi di rafforzamento dell'indipendenza dell'autorità dell'AGCOM va nella direzione che è il mainstream, cioè la direzione di base fondamentale dell'Unione Europea nell'ambito delle regolazioni settoriali. È una spinta forte anche al nostro legislatore italiano, ora legislatore delegato, e naturalmente l'auspicio che venga interpretato correttamente in sede di emanazione del decreto di recepimento, quello che è già presente nel settore delle autorità indipendenti in generale e quello che sono le indicazioni puntuali, ma che vanno riempite di contenuto
della direttiva che ho rapidissimamente commentato. Andiamo. Lascio aperto il microfono. Grazie mille, il professor Taric ci ha dato un affresco davvero benissimo sulle novità introdotte dalla direttiva 2018 per quanto concerne l'attività di regolamentazione. Ci ha ricordato che questa è stata una, sostanzialmente una delle novità più interessanti della direttiva 2018, cioè che si è voluto dare un contenuto più analitico, più giusto rispetto all'indicazione un po' più generica del testo precedente della direttiva sui servizi videoaudiovisivi, e ci ha anche detto che per il nostro ordinamento quantomeno, ma non credo sia stato pensato per il nostro ordinamento questa disciplina, ovviamente, come sappiamo, e per questo nel nostro ordinamento non ci sono grandi aspetti rivoluzionari in questa disciplina. Certo, ci sono però dei punti molto precisi che poi dovranno essere accuratamente presi in considerazione al momento del recepimento e che vanno nella direzione ovviamente del potenziamento del tasso di indipendenza e di autorevolezza, per dire così, via di questa autorità. E proprio di nuovo per collegarmi all'evento di stamattina in materia di Stato di diritto, guardate che c'è un filo conduttore molto preciso tra la tutela dello Stato di diritto e la tutela del diritto all'informazione. Ora, noi ci siamo soffermati stamattina, si ricorderà Gabriella, soprattutto sull'indipendenza della magistratura, considerato anche il luogo che ci ospitava. Però Stato di diritto non è solo quello, ovviamente. Stato di diritto è anche tutela del pluralismo informativo, tutela della libertà di espressione, tutela anche dei soggetti che operano nel settore rispetto a posizioni dominanti e così via. Tutto questo, non a caso, è spesso in discussione e a rischio negli Stati, tra virgolette, autoritari. No? Una delle prime cose che fa il dittatore è controllare l'informazione, questa è, diciamo, nella storia dell'umanità. Quindi avere queste indicazioni in una direttiva comunitaria che è pensata originariamente peraltro è utilissimo, si tratta soltanto poi di incrementare questa forma di tutela del diritto alla libertà di espressione e tutti i suoi corollari attraverso interventi ulteriori che si spera prima o poi arriveranno anche in tema di pluralismo di informazione. Ma sicuramente questa disciplina delle autorità di regolamentazione è utilissima. Ora, grazie mille di nuovo al professor Claric, proseguiamo nel nostro discorso, peraltro con un argomento molto simile, tutto sommato, perché mette insieme nuovamente economia e cultura, quindi inviterei il professor Gambino a raggiungerci sul palco. Alberto Maria Gambino è professore ordinario di diritto privato nell'Università Europea di Roma e il tema del suo intervento è l'audiovisivo e la cultura, la tutela civile delle opere europee nel mercato unico digitale. Grazie mille, lascio la parola al professor Gambino. Grazie di questa opportunità di confronto. E devo dirvi che il tema in un luogo come questo non è innocente, perché ogni qualvolta si parla in Europa di audiovisivo, cultura, si nota un po' l'abisso che c'è tra queste due espressioni. Perché la cultura che poi andiamo a trovare all'interno di provvedimenti di derivazione europea è soprattutto la cultura dell'entertainment, la cultura che oggi ha un mercato significativo, è una cultura commerciale. Difficilmente abbiamo provvedimenti che invece sono di valorizzazione dentro il mercato e la concorrenza di un'altra cultura che soprattutto i paesi, diciamo, periferici dell'Europa ne hanno più di tutti. E questo deve fare un po' anche riflettere come talvolta lo spirito europeo sia legato a una concezione che va al passo con i tempi, va al passo con una matrice dell'utenza della cultura che certamente è un'utenza diversa da quella che poteva essere
qualche generazione fa. Questo è un caveat interessante, perché altrimenti si rischia di identificare in questa espressione cultura ciò che in realtà non viene rappresentato nella normativa, in qualche modo nell'acquisto europeo. Tutto nasce nel 2015, perché poi i provvedimenti più significativi, con una strategia che nel mercato unico digitale comincia ad occuparsi anche del filone culturale, con questo caveat, è un po' datato in quell'anno. E devo dirvi, il titolo che mi è stato assegnato richiama anche la civilistica. No, il microfono qui del... Qui è acceso. È acceso, ah, perfetto. Non so. Dicevo, il taglio che mi è stato chiesto è quello della civilistica. E allora provo a declinare i grandi obiettivi di questa strategia, cercando di incasellarli in categorie magari desuete per il diritto europeo, ma interessanti per il diritto civile, che il diritto civile è anche europeo, anzi si sta tentando di avere un'unificazione europea che ci possa ricondurre. Ecco, chissà che ora questo allontanamento della common law non possa paradossalmente avvantaggiare questo processo di unificazione, perché le categorie evidentemente si vanno a ravvicinare. È un male in termini globali, è un male questo. In termini un po' provinciali, tutti europei, certamente c'è molta più vicinanza tra le codificazioni interne che non con lo spirito delle codificazioni di principi e quindi di attuazione, soprattutto giurisprudenziale, legate alla comune. I grandi scenari: il miglioramento dell'accessibilità e all'offerta transfrontaliera. Questo è il primo pilastro su cui si richiede i provvedimenti e iniziative europee, e ci sono tutta una serie di direttive e regolamenti. Mi interessa identificare questi tre scenari, perché poi li provo ad associare a delle categorie. Accessibilità e offerta transfrontaliera: abbiamo in mente l'utente, abbiamo in mente il consumatore, cioè è l'apertura non al mercato, ma in particolare all'utenza, al fruitore, alla moltiplicazione delle possibilità di godere di un prodotto culturale attraverso una disseminazione molto più ampia, facendo leva sui nuovi mezzi di comunicazione. Di qui chiaramente c'è il richiamo al secondo punto di riferimento, ed è la necessità di riequilibrare il mercato tra i vecchi e i nuovi player, perché non c'è dubbio che i vecchi player hanno sofferto e soffrono di una, potremmo dire, sovradimensionamento normativo legato alle prerogative tipiche dell'analogico, che richiedevano una serie di contrappesi che il punto di partenza il digitale non ha avuto, perché nessuno se ne è occupato. E poi, come in una mimesi, si è cercato di afferrarlo usando strumenti vecchi, strumenti che evidentemente non erano pensati per l'analogico, e quindi con tutte le difficoltà di poi agire sul terzo pilastro, che è poi la prospettiva del creatore, dell'autore dei diritti. Perché nel momento in cui non funzionano le regole del mercato, non si può far altro che andare verso le tutele forti, le tutele di protezione dei titolari dei diritti, che sono in qualche modo un po' l'ultimo avamposto che consente a questo punto di rimettere in equilibrio la situazione. Di qui la grande querela, su adesso vedremo l'attuazione della direttiva copyright, che certamente utilizza strumenti, potremmo dire, privatistici, si pensa al tema dei diritti connessi, in maniera impropria, di fatto li utilizza per dare un recupero di remunerazione a player che oggettivamente, non avendo avuto delle regole ben cristalline in quel settore, necessitano di utilizzare i vecchi apparecchi e dunque le tutele civilistiche pensate invece nell'analogico, anche ai fini di una validazione della disseminazione di quelle opere. Iniziamo dal tema degli utenti. Qui il volume richiama ampiamente le questioni
fondamentali e in qualche modo i provvedimenti più significativi. E partiamo col geoblocking e la portabilità, in qualche modo due facce della stessa medaglia, nascono probabilmente da una casistica anche molto peculiare, molto legata a vicende in qualche modo singole, ma che certamente sono state, una volta recepite, sono diventate poi grimaldello per recuperare questa cittadinanza economica europea del fruitore, che sia in termini di commercio, ma sia in termini anche di fruizione, non ha più quelle barriere all'ingresso o alla fruizione, e oggettivamente anche culturalmente aiuta a in qualche modo riallineare le distanze culturali, perché non c'è dubbio che nel momento in cui la fruizione è larga e consentita, a prescindere dal luogo di residenza, ma nel luogo di fruizione del contenuto, c'è più possibilità di circolazione di prodotti culturali di matrice diversa che possono a questo punto essere disseminati nel confronto in seconda battuta, perché la peculiarità è che si consente a questo punto al cittadino di un paese, anche quando fosse in un altro paese, di fruire di un suo contenuto culturale, e poi nella comunità di appartenenza si può parlare a questo punto di contenuti culturali che altrimenti sarebbero rimasti nel proprio territorio. Questo è un elemento di assoluto interesse dal punto di vista un po' sociologico, dove in realtà i meccanismi legati alle tecnologie poi hanno una ricaduta territoriale nella acquisizione di ulteriori elementi culturali che partono probabilmente da soggetti che sono affini a quella cultura che si fruisce attraverso il mezzo tecnologico, ma che poi possono essere più facilmente essere disseminati nel confronto sociale, quotidiano e relazionale del luogo in cui ci si trova. La direttiva SATCAB è il punto di riferimento, direi, più significativo, e tutto sommato ci consente anche di recuperare tutta la linearità dei servizi e dentro le tecnologie. Mi sembra interessante il discorso strettamente collegato al mercato e alla necessità di questo riallineamento tra media tradizionali e nuovi. Forse un unico rilievo è che probabilmente l'allineamento sarebbe potuto andare avanti anche di inerzia, con dei tempi lunghissimi. Penso al tema generazionale, e cioè sfogliando indagini statistiche sull'utilizzo dei media, è evidente che i mezzi tradizionali dai nostri figli non sono più utilizzati, e quindi necessariamente una ridefinizione delle regole, che vanno ovviamente anticipate, ma poi stanno nelle cose nel momento in cui diventa desueto altro strumento, e quindi nella sua obsolescenza non richiede più quell'apparato normativo che necessariamente impone di migrare nell'altro settore. Adesso siamo ancora diciamo una generazione mista, e quindi è bene che ci sia un intervento importante, come peraltro c'è stato. E un altro riferimento, e qui entriamo dentro la direttiva SMAV, UMS, e in particolare su tutta la prospettiva delle misure di protezione dei minori, e in particolare i provvedimenti contro l'odio e la violenza. È chiaro che è una prospettiva limitata, perché è legata all'audiovisivo. Qui il reclamo che si fa, e devo dire è anche un reclamo contenutistico di grande idealità, è a questo punto una regolazione ampia di questi fenomeni su tutta la rete, perché inevitabilmente lo strumento limitato dell'audiovisivo non consente a questo punto di creare un principio generale che poi possa essere applicato, come diceva anche Marcello Clarice, dalle autorità, perché le autorità, essendo di settore, applicano le loro normative, peraltro ultimamente con poco coraggio rispetto magari a qualche anno fa, e se non c'è la norma generale non applicano
per certi versi anche corretto, in via analogica principi desumendoli da altre norme settoriali. Quindi su tutto il tema del discorso d'odio, della tutela dei minori e delle fragilità, andiamo in senso ampio, qui urge una norma generale che invece riguardi tutta la rete e non soltanto settori della rete stessa. E questo è un tema di prospettiva de iure condendo, e per certi versi l'Italia può fare la sua parte, perché non è necessariamente dovuto l'iniziativa soltanto in campo all'Unione Europea. E quindi da questo punto di vista la cultura anche dei paesi più attenti alle situazioni di non discriminazione dovrebbero nascere anche nel contesto dell'ethos di quella cultura e poi migrare a livello europeo, tuttavia anche con eventualmente dei provvedimenti di diritto interno, anche di diritto interno. L'ultimo pilastro è quello più critico, quello dell'opera autoriale, quella che in maniera forse un po' troppo semplicistica ho chiamato come la protezione dei diritti, perché qui quando si tutela il creatore e l'autore si tutela in realtà un mondo, un'impresa, un comparto, un settore. Ben venga ovviamente la tutela di quel settore se è rappresentativo anche della categoria autoriale in senso ampio. Venga un po' di meno quando invece c'è una certa divaricazione tra le tutele individuali e autoriali e quelle del comparto settoriale. E in qualche modo nella direttiva copyright si sconta un po' questa talvolta contrapposizione fra il piccolo autore e l'industria invece legata alla privative di matrice intellettuale. Non parlo ovviamente di tutte le vicende legate alla necessità di dare una copertura autoriale anche alle notizie nei limiti in cui vengono ripresentate nei motori di ricerca, o al tema più ampio della responsabilità che certamente lascia una clausola di salvaguardia ai piccoli modelli di business che viceversa sono esentati da quella responsabilità aggravata che viene attribuita alle grandi piattaforme. Ma è un po' la dinamica della mancata rappresentazione in queste normative di un comparto invece dei piccoli autori, protagonisti della filiera culturale anche derivata, che rimangono un pochino sullo sfondo, con la difficoltà poi di trovare l'equa remunerazione dei loro compensi appunto in chiave civilistica. Da ultimo le letture anche interpretative di pochi giorni fa che vengono date sul concetto di autorizzazione, che deve essere intesa in senso di invito alla negoziazione, e certamente è un particolare stimolo in un'ottica di trovare il punto di ricaduta, ma inevitabilmente è un indebolimento della matrice dei diritti soggettivi, perché i diritti soggettivi sono tutelati esclusivamente dalla loro previsione chiara, puntuale, in un testo normativo. E quindi il metodo del confronto e della negoziazione inevitabilmente taglia da quel confronto i piccoli player, a meno che non abbiano una rappresentanza particolarmente significativa e cospicua. Sono caveat e in particolare appunti per un dibattito in corso che confido possa svilupparsi, come si sta facendo, nella maniera più aperta possibile. Vi ringrazio. Grazie mille al professor Gambino, anche perché ci ha consentito di spaziare molto di più rispetto al nostro discorso di partenza, perché ha messo in campo una serie di temi e di prospettive che ovviamente nell'ottica proprio del civilista hanno tutte il merito di dover essere rilevate, la tutela degli utenti, quindi la
la tutela degli autori, no? Un argomento di per sé particolarmente interessante, perché senza produzioni, senza opere di richiamo, è evidente che tutto questo discorso tende a esaurirsi con nulla di fatto. C'è bisogno di produzione di qualità, la produzione di qualità richiedono remunerazioni, da cui appunto il discorso relativo al potenziamento di tutti connessi va prospettato nelle nuove discipline sul diritto d'autore. Io ho sempre un po' di riserva di usare il termine copyright, perché noi siamo, no, della tradizione francese, no? Tu sei un esperto di diritto d'autore, noi siamo del droit d'auteur, noi siamo della tradizione copyright, e sappiamo benissimo che differenza c'è tra queste due. Grazie mille, Alberto, per questa presentazione. Ovviamente tutti questi suggerimenti sono già contenuti nel volume, ma saranno poi nel dibattito successivo. A proposito del dibattito successivo, non ho dimenticato di dire all'inizio, noi avremmo dovuto avere anche il presidente Claudio Contessa qui con noi, e anche previsto il programma con il suo intervento, ma purtroppo un contrattempo non è potuto essere presente. Ma continuiamo adesso sulla base della scaletta che abbiamo comunemente concordato, invitando qui sul palco il professor Gian Michele Roberti, che è un professore ordinario di diritto dell'Unione Europea nell'Università della Sapienza di Roma e che da sempre uno degli studiosi più attenti a questi fenomeni, con un supporto della professionale che sicuramente non basta per la comprensione effettiva del fenomeno stesso. Il professor Roberti ci presenta una relazione in tema di diritto dell'audiovisivo, tra evoluzione tecnologica e prospettive creative. Grazie mille. Grazie Presidente, grazie a voi. Permettetemi solamente un secondo di unirmi al ricordo del professor Tesauro. Ci sono a questo tavolo almeno due persone che devono, e non è retorica, la loro vita professionale a quest'uomo e a questo giurista, e quindi il ricordo e l'omaggio è profondo e sentito. Veniamo al tema. Dunque, la tre considerazioni molto brevi farei. La prima riguarda la direttiva, la seconda il sistema del TUSMAR, in particolare con riferimento alla tutela del pluralismo, e poi una terza considerazione finale. Dunque, la direttiva, è stato detto, è una direttiva del 2018 e quindi oggi, sebbene si parli della sua trasposizione, è una direttiva che già è un po' datata. Lo è perché è del 18, ma lo è anche perché la proposta è del 2016 e l'iter normativo in realtà risale al 2013 con un libro verde, quindi 5 anni per parte, diciamo, sono indicativi dell'efficienza della macchina legislativa europea, ma sono comunque tanto in questo settore. La direttiva va nella giusta direzione e segue un percorso che era già iniziato in precedenza, nella misura in cui, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica, considera che il compasso concorrenziale nei mercati dell'audiovisivo si allarga per l'evoluzione della tecnica fondamentalmente, quindi compaiono nuove forme, nuovi soggetti e quindi le regole si devono ampliare. Questo comporta un qualcosa in più di regole verso queste nuove forme, questi nuovi soggetti, ma comporta anche, proprio perché il compasso concorrenziale si allarga, una maggiore flessibilità o riduzione del peso regolatorio sui soggetti tradizionali che erano i regolati dello stadio precedente. E questo evidentemente va bene ed è un percorso che plausibilmente è destinato ad andare avanti in futuro, e una conferma di questo e anche del fatto che la direttiva tutto sommato non è autosufficiente ma richiede degli strumenti complementari è dato proprio dal pacchetto digitale di cui parlava l'onorevole sottosegretario prima, in particolare il Digital Service Act e il Digital Market Act, che sostanzialmente si interrogano su nuove forme trasmissive, nuove posizioni di potere e su come gestire e regolare queste posizioni di potere. Concetti come le online o very large online platform dal lato del Digital Service Act, oppure concetti come quello del gatekeeper con riferimento alle piattaforme di servizi essenziali, non so perché viene tradotta di base nella traduzione italiana, ma comunque le core platform services.
sono evidentemente dei plessi normativi che guardano all'emergere di nuove forme di potere di mercato. Rispetto a questo sistema europeo, il regime di cui ci occupiamo e che viene esaminato nel volume, e con particolare riferimento proprio alla tutela del pluralismo, è in realtà, come si usa dire nel gergo europeo, un regime abbastanza forward looking. In fondo stiamo parlando di una legge del 2003-2004, pre o dopo l'intervento del Presidente della Repubblica, la quale però in quello che oggi è l'articolo 43, al di là dell'apparato di soglie quantitative ex ante, su cui torno poi successivamente, prevede una norma, che è quella del 43,2, che è una norma straordinariamente lungimirante. Lo è perché attraverso lo strumento dell'analisi dei mercati, basata su un principio di precauzione, fondamentalmente individua uno strumento di prevenzione dei rischi. Lo fa sulla base di un mix di criteri che sono quantitativi e qualitativi, lo fa attribuendo un ruolo chiave al parametro concorrenziale, come parametro di sostanza, più concorrenza c'è, più c'è pluralismo e viceversa, ma anche come metodica di indagine, perché incorpora, attraverso il riferimento alle direttive delle TLC, incorpora nell'analisi dei mercati dell'audiovisivo tutto quell'apparato di metodiche abbastanza rodato e conosciuto che consente di individuare le posizioni di potere economico e di individuare un set rimediale per le situazioni che sono situazioni notificate. E infine, lo ricordava oggi poc'anzi Marcello Claric, affida questo compito cruciale e questi strumenti nelle mani dell'autorità indipendente. Chi vi parla ha qualche punto di domanda sulla connotazione dell'indipendenza e sulle conseguenze, le implicazioni, diciamo così, che l'indipendenza a volte può comportare, ma questo sarebbe un discorso più ampio di sistema che non affrontiamo in questa sede. Sottolineo solo un aspetto: l'autorità indipendente, e quanto più è indipendente tanto più ciò vale, ha in un sistema generale di pesi e contrappesi un unico contrappeso, che è il controllo del giudice. Le stesse garanzie procedurali che ci ricordava Marcello Claric prima, il right to be heard, la consultazione, la motivazione, l'accesso al fascicolo, eccetera, eccetera, hanno un senso in termini concreti di effettività solamente nel momento in cui si traducono in motivazione e questa motivazione viene scrutinata da un giudice. Alla fine il vero contropotere è quello, e questo porrebbe un tema di intensità e modalità del sindacato giurisdizionale, che è un tema molto caro a Claudio Contessa. Ci dispiace che non sia qui oggi, perché sicuramente ne avrebbe parlato da par suo, e comunque rinvio a quello che scrive nel suo intervento all'interno del volume. Quindi il regime del 43.2 è un regime, non voglio dire future proof, ma sicuramente un regime lungimirante, e rispetto al quale oggi, in sede di implementazione della direttiva, io credo che il legislatore possa considerarlo e valutare se in che modo dei correttivi o forse delle integrazioni possono essere apportate a questo disposto, tenendo presente che però c'ha nelle mani una base che è una base sufficientemente duttile e anche sufficientemente efficace. Vengo e mi avvio alla conclusione ad alcune considerazioni più specifiche detto questo. La prima riguarda un tema che è un tema ovviamente che ha occupato il dibattito giuridico recente in questa materia in Italia e non solo in Italia, che è quello del possibile collegamento strutturale fra telecomunicazioni e audiovisivo. Sappiamo tutti che il testo unico prevedeva una norma, che era il 43,11, che affidava alle soglie ex ante la gestione di questo tipo di problematiche. La norma ha avuto una valutazione in sede di Corte di Giustizia relativamente critica, dico relativamente nel senso che il sistema della soglia è stato considerato un sistema non proporzionato, ma rispetto al dibattito che si è svolto in quella sede, l'idea che era stata sostenuta da qualcuno, secondo cui un collegamento in certe circostanze caratterizzate fra certi operatori dei media e certi operatori delle telecomunicazioni potesse essere una fonte di rischio per la tutela del pluralismo, questa idea come tale, come principio, è stata accolta dalla Corte di Giustizia, e sul comodo che la Corte di Giustizia si è interrogato e ha espresso
delle critiche. Su questo tema sappiamo che è intervenuto il legislatore con una norma a tempo, poi è intervenuta l'autorità con una definizione di criteri, quindi l'autorità ha adottato degli atti di accertamento recentemente su questa materia. Mi limito semplicemente ad osservare su questo che diciamo la griglia di analisi che sulla base di questi parametri normativi è stata alla fine utilizzata da Agicom è una griglia di analisi che poggia su dei criteri valutativi che non sono molto diversi da quelli che ritroviamo ad esempio per il vaglio del potere di mercato nel Digital Market Act. Quando si valuta con riferimento al collegamento fra determinati operatori delle TLC e dei media, si valuta come fattore qualificante l'economia di scala, l'economia di rete, l'economia di gamma all'interno di sistemi orizzontalmente collegati o integrati, i fattori di lock-in dell'utente e del consumatore, evidentemente si usano degli strumenti, delle metodiche che sono esattamente quelle che conosciamo da tempo e che ritroviamo consegnate nella valutazione del gatekeeper all'interno del Digital Market Act. Così come quando l'autorità, facendo rinvio alla letteratura in materia, considera che una cosa sono i collegamenti che hanno una natura sostanzialmente contrattuale, che quindi sono formule di partenariato e che possono essere scrutinati con gli strumenti, ad esempio, dell'antitrust. Prova ne è la recentissima procedura avviata da GCM sugli accordi fra Telecom e DAZN. Altra cosa è l'esistenza di structural link qualificati che possono determinare cointeressenze, comportamenti tendenzialmente allineati e eventualmente comportamenti di foreclosure. Anche da questo punto di vista la valutazione di Agicom poggia su parametri e su criteri valutativi che sono assolutamente fondati e coerenti dal punto di vista teorico. Chiudo con due osservazioni di carattere generale che guardano un po' alla domani. La prima concerne proprio l'implementazione, la trasposizione della direttiva del 2018. Tenuto conto di queste problematiche, cui accennavo poc'anzi, in quel quadro credo che si possa valutare se sia possibile, questo francamente non sta a me dare la risposta, se sia possibile in linea con la direttiva e nei limiti ovviamente della delega, sappiamo che la Corte Costituzionale ha già interpretato con una certa flessibilità i limiti della delega in questa materia, se sia possibile integrare, rivisitando il sistema dell'articolo 43 del TUSMA in modo da apprestare una tutela, una modalità di gestione equilibrata e appunto ancora una volta lungimirante a questi temi di carattere strutturale e non solo strutturale. Potere di mercato, correttezza dei rapporti fra gli operatori grandi e piccoli sono né più né meno che la filosofia del Digital Market Act. In sedicesimo questi temi possono essere riconsiderati anche con riferimento alla specifica situazione italiana. L'altro tema ancora di carattere più generale tiene proprio al pacchetto digitale della Commissione europea. Qui ci sono due aspetti, uno di sostanza e uno di carattere istituzionale. Quello di sostanza è una grande discussione sul potere, evidentemente, quella che si svolge nell'ambito di questa, dell'iter normativo di questi pacchetti qui. E quello che verrà fuori in particolare dal Digital Market Act è un assetto che sul piano globale, perché ci stiamo riferendo chiaramente a dei fenomeni globali e a dei campioni globali, determinerà i rapporti di potere e le relazioni commerciali in questo settore, che è un settore chiave per tutte le ragioni anche costituzionali che sono state ricordate prima. Quindi la partecipazione a questo iter normativo da parte dei decisori pubblici e della business e della legal community è in questo momento un tema, credo, molto significativo. Ci sono i relatori ombra. Chi opera all'interno di questi sistemi deve ora considerare se e come interagire con un processo che segnerà delle tappe molto importanti per il futuro. E l'altra considerazione, viceversa, di carattere più istituzionale, è ora Roberto lo sa bene, ci stiamo muovendo verso una mutazione del sistema istituzionale che tende ad accentuare, giusto o meno giusto che sia, alcuni caratteri di federalismo giuridico. L'uso del regolamento, questi sono regolamenti al posto della direttiva,
l'uso ormai sistematico ed ampio ed intenso degli atti esecutivi e degli atti delegati. Il collegamento fra questa produzione normativa e la soft law e il ruolo che in questi sistemi e sottosistemi giuridici viene riconosciuto alla Commissione chiaramente è un tema che presenta degli aspetti di novità e che modifica gli equilibri istituzionali sia in senso orizzontale fra istituzioni dell'Unione sia in senso verticale fra livello centrale di Bruxelles e livelli nazionali. Lo si ricordava poco prima, certi modelli che cominciano oggi ad espandersi, modelli istituzionali e di produzione normativa derivata e subderivata, sono sicuramente molto diversi da quelli del network delle autorità indipendenti che abbiamo conosciuto in passato e che prevedevano un dosaggio e un equilibrio dei poteri completamente diversi. Si può pensare quello che si ritiene, comunque non è questa la sede, questa evoluzione istituzionale, certo è che è un punto di estrema attenzione, perché anche questo evidentemente inciderà su rapporti di potere e di controllo e controcontrollo in ambiti particolarmente delicati. Grazie. Grazie mille, professor Roberti. Devo dire che mi è interessato molto questo suo intervento, perché è riuscito a mettere insieme delle osservazioni di merito sul contenuto della nuova direttiva, con considerazioni di carattere generale riguardanti l'approccio dell'Unione Europea a questa materia, il collegamento con altri interventi legislativi. E partire da un dato che io trovo assolutamente incontestabile, quello della lentezza del procedimento legislativo comunitario. È un dato che a sua volta provoca una serie di conseguenze a cascata, cioè la prima è evidentemente per cui quando l'atto viene finalmente adottato rischia di nascere già vecchio. Sì, è vero che nel corso del procedimento gli emendamenti sono fatti anche per aggiornare in qualche modo, no? Quindi, però è vero che effettivamente i tempi per l'adozione di un testo legislativo europeo in un settore in così rapida evoluzione sono di per sé un problema, da cui il dato da cui è arrivato infine il professor Roberti, cioè che si cerca poi di aggirare in qualche modo questo problema utilizzando dei metodi alternativi, per così dire. Innanzitutto quelli codificati al trattato, cioè gli atti esecutivi, gli atti di delega, che potrebbero in qualche modo essere utilizzati in questo settore, ma la direttiva non li contempla, quindi per definizione non si può. E poi c'è il ricorso ad atti non legislativi e non normativi in quanto tali, come le comunicazioni, per esempio, gli atti soft law, che però nell'interpretazione della Corte di Giustizia non hanno certo, non sono inutili, anzi vengono spesso utilizzati a fini interpretativi, però si tratta di una distorsione del sistema, diciamo la verità. Mi ricordo ad esempio la comunicazione che la Commissione ha adottato un po' di anni fa in materia di comunicazioni commerciali, dove di fatto ha dato delle letture dei testi esistenti decisamente, diciamo, contestabili quantomeno, però alla fine quella è diventata la regola di riferimento. Quindi il problema esiste, il rimedio al problema è ovviamente snellire la procedura. Uno dei vecchi cavalli di battaglia del Parlamento europeo, un po' abbandonato, considerato l'esito direi nefasto delle richieste in varie tentativi di revisione dei trattati, è quello di attribuire finalmente al Parlamento europeo un potere che sembra istintivamente dovuto, ma che non viene ancora attribuito, cioè quello dell'iniziativa legislativa. Sembra quasi paradossale che il Parlamento europeo non detenga individualmente, nei gruppi, nell'istituzione, il potere di iniziativa legislativa, che come sappiamo nel sistema legislativo dell'Unione è riservato alla Commissione. E direi che insomma è arrivato il momento di superare questa caratteristica che poteva avere un suo significato qualche decennio fa, quando il contraltare della Commissione era il Consiglio, quindi gli Stati. Ma adesso non è più così, è il Parlamento che detiene sulla base del testo dei trattati il potere di co-legislazione, che però è amputato dalla mancanza del potere di iniziativa. Probabilmente in sede di conferenza per il futuro dell'Europa questo potrebbe essere un dato da mettere sul tappeto, anche per riavvicinare in qualche modo gli eletti all'elettore, che in qualche modo bisogna pure rendere conto dell'attività svolta. E non c'è miglior modo di presentare che presentare delle proposte legislative.
Comunque, questo è futuribile, ma probabilmente molto difficile da raggiungere. Un'altra questione di cui il professor Roberti si è occupato è il tema del pluralismo informativo. Il tema del pluralismo informativo che non è nella direttiva, lo dicevamo prima, la direttiva lo dice anche espressamente, non mi voglio occupare di pluralismo dell'informazione. C'è nel preambolo qualcosa che fa riferimento come criterio interpretativo, ma è evidente che ogni tentativo di inserire la disciplina del pluralismo in quanto tale nel testo della direttiva non ho mai visto la luce. E quindi questo pone il problema della delega, ne parlava prima Gian Michele. Si può, in sede di delega di attuazione di una delega legislativa finalizzata a dare attuazione a una direttiva che non contempla il pluralismo, intervenire modificando il nome sul pluralismo? Ma questo è un punto interrogativo che lascio alla vostra sensibilità. Probabilmente ci sono dei confini che non potrebbero essere altrimenti, insomma, il discorso è diventato troppo ampio, no? Se basta l'occasio legis della delega legislativa per intervenire su tutto il testo unico, laddove invece l'intervento dovrebbe essere finalizzato solo al recepimento della direttiva, probabilmente questo prova troppo. Comunque, insomma, questo è un problema che, non essendo più in un ufficio legislativo, per fortuna non devo risolvere. Invece deve risolvere altri problemi il professor Nicita, che sta qui di fronte a me e che proprio si occupa di pluralismo nell'intervento che sta per svolgere. Il professor Nicita è professore ordinario di politica economica nella LUMSA qui a Roma, già componente dell'autorità per le garanzie e le comunicazioni, unico economista al tavolo oggi, non l'abbiamo messo all'ultimo per cattiveria, era una cosa concordata, giuro. E il professor Nicita ci parla appunto di destino del pluralismo tra vecchi e nuovi media. La parola al professor Nicita. Grazie, no, gli economisti sempre alla fine. Per questo invito, anche perché io sono un fedele commentatore delle vostre produzioni editoriali, e poi perché mi fa molto piacere rincontrare in presenza tanti amici dell'autorità per le garanzie di comunicazione, che poi sono anche molti autori, cioè amici e colleghi che sono anche autori in questo volume. Allora, brevemente, perché il tema è enorme, la questione del pluralismo, abbiamo deciso come titolo il destino del pluralismo, e mi fa molto piacere che il sottosegretario Amendola ha posto subito questa questione e vorrei un pochino espanderla, perché è una delle questioni che effettivamente chi si occupa di analisi economica del diritto vede subito, mentre spesso i giuristi che sono direttamente concentrati sull'applicazione delle norme vedono meno, cioè la questione della definizione del pluralismo, della evoluzione del pluralismo e della coerenza con cui sviluppiamo delle normative che riguardano il pluralismo in una società che cambia, una società di rivoluzione digitale. Come ha detto molto bene il sottosegretario Amendola, noi deriviamo questa produzione normativa in Italia, ma la importiamo consapevolmente o meno dagli Stati Uniti, con una nozione di pluralismo che poi in Italia è stata declinata come pluralismo esterno, ma come una nozione di pluralismo che fa strettamente riferimento alla struttura dei mercati. E quindi, diciamo, c'è una nozione molto forte, implicita, spesso, per la quale quando noi facciamo riferimento al pluralismo dei media facciamo riferimento a un concetto che, dato dell'offerta e dato dalla struttura del mercato, quindi più fonti informative in concorrenza, e che poi dal lato della domanda corrisponde alla libertà di scelta dell'utente, che non deve essere, come dire, in alcun modo influenzata o limitata, per esempio, da posizioni dominanti.
questa nozione è interessante perché la nozione giuridica ma che si basa molto sul concetto economico di mercato e di libertà di scelta e quindi ci riporta un po' indietro alle origini di questa nozione, che è una nozione che ha a che fare con la libertà di informazione. Quindi ci sono questi elementi strettamente connessi, il modo in cui definiamo il pluralismo è legato storicamente al concetto di mercato, di concorrenza, di libertà di scelta, ma a sua volta questo è legato al modo in cui è stata definita la finalità della libertà di informazione. Ci riporta indietro brevemente, non mi espando su questo perché molti dei miei amici mi hanno già sentito dire queste cose, ci riporta indietro ad un economista, ecco perché gli economisti si occupano di questi temi, che era John Stuart Mill, che aveva fondato un concetto di libertà di informazione di tipo strumentale. Cioè la libertà di informazione è strumentale, pensate un po', al conseguimento della verità. Potremmo dire, citando Hannah Arendt, non la verità in assoluto, ma la verità dei fatti, quella che Hannah Arendt chiamava la modesta verità dei fatti, cioè una verità verificabile. E ciò che è interessante nella teoria di Mill è che il mercato, cioè lo scambio di idee sul mercato delle idee, attraverso la libertà di informazione permette il conseguimento della verità. Quindi se volete un'inversione rispetto alla tradizione cattolica dell'Apostolo Giovanni, che diceva, conoscerete la libertà e la libertà vi farà liberi, qui è invece, conoscete la verità e la verità vi farà liberi, qui invece conoscete la libertà e la libertà vi porterà alla verità. Ora questa impostazione perché è importante? Perché ha caratterizzato tutta la produzione della Corte Suprema Americana fino alla fine degli anni 80-90, dove poi ha ceduto il passo ad una nozione di libertà d'espressione un po' teologica, cioè un po' deontologica. Cioè per la prima volta l'interpretazione del primo emendamento alla fine degli anni 80 non è stata più strumentale, ma è stata di tutela in sé come meccanismo però sempre di esercizio della libera scelta dell'utente. Una simile evoluzione l'abbiamo avuta anche in Europa, dove però abbiamo ereditato questa impostazione, cioè l'impostazione di dire il pluralismo fondamentalmente è quello che ci permette di scegliere tra fonti alternative. E qui l'elemento interessante e un po' paradossale è che nel momento in cui noi abbiamo detto questa cosa, quindi ci siamo agganciati con il concetto soprattutto di pluralismo esterno, poi però abbiamo una importante produzione normativa come il testo che qui è commentato, che invece pone in diverse occasioni una distinzione tra tutela della concorrenza e tutela del pluralismo. Per esempio l'articolo 43 distingue tra episodi che sono lesivi della concorrenza o comunque lesivi del pluralismo. Quindi questo apre comunque una domanda di che cosa debba essere il pluralismo oltre il concetto di pluralismo esterno garantito dalla concorrenza. Qui di nuovo negli Stati Uniti abbiamo un'interessante evoluzione, perché negli anni 30 la dottrina principale con cui si applicava il primo emendamento si chiamava Fairness Doctrine. È interessante citare questo elemento Fairness Doctrine perché fairness è uno dei concetti che sta appunto sul Digital Market Act e in parte poi ripreso anche sul Digital Service Act. Ritorna questa nozione della fairness che totalmente diversa da quella della concorrenza. La Fairness Doctrine possiamo tradurla con pluralismo interno e veniva applicata a tutte le emittenti radiotelevisive che utilizzavano frequenze scarse. Cioè il concetto è, siccome siamo un oligopolio, abbiamo frequenze scarse ed è l'unico modo per accedere all'informazione da parte di diversi soggetti, beh, allora bisogna far sì che ci siano delle regole molto chiare sia nella disciplina dell'accesso sia nella selezione della diversity. Questa cosa ha funzionato molto. La cosa interessante è che l'autorità, diciamo l'agenzia in quel caso, cioè la FCC americana, ha interpretato questa dottrina in base all'applicazione del primo emendamento. Ci sosteneva che l'unico modo per applicare il primo emendamento era avere una interpretazione della fairness, cioè di un pluralismo interno dovunque esso si fosse manifestato. Negli anni Ottanta cambia questo sistema con la nuova presidenza della FCC nominata dal presidente allora Reagan e non c'è un cambiamento formale, avverrà più tardi,
ma si dice, attenzione, oggi noi abbiamo molti più operatori anche via cavo negli Stati Uniti, e quindi se ci limitassimo ad avere l'obbligo di pluralismo interno, e quindi questa norma molto, come dire, intrusiva sulla indipendenza economica, la libertà di iniziativa degli operatori, faremmo in realtà torto al primo emendamento, per cui la FCC da sola, nel giro di 70 anni, ha applicato una norma prima in senso restrittivo per rispettare il primo emendamento, poi in senso non restrittivo, ma sempre per applicare e per rispettare il primo emendamento. Perché è interessante questa storia per noi? È interessante per due ragioni. La prima, che quella interpretazione si basava appunto sulla relazione fra libertà di informazione e verità dei fatti, ed è un elemento interessante perché se la applichiamo al mondo del web, questa relazione scricchiola abbastanza nella, diciamo, società della disinformazione, e la seconda perché ribadisce questa idea che c'è meno bisogno di regole man mano che aumenta la concorrenza sul mercato. Quindi, diciamo, se dovessimo seguire questo filone, una volta che l'offerta digitale ha rappresentato lo zenith della possibilità di informarsi con, diciamo, una pluralità di fonti informative diverse, dovremmo andare verso una deregulation, quindi, diciamo, tutto questo, a parte alcuni casi specifici sulla tutela dei minori, a parte alcune questioni complesse come l'hate speech, nella maggior parte dei casi il mercato dovrebbe indurci a ridurre il livello di regolazione. In realtà, se ci pensate, questa è esattamente l'impostazione, ne ha parlato prima Clarch, credo, forse ne ha parlato più prima, tra l'impostazione classica della regolazione e quella dell'antitrust nelle, diciamo, dei mercati oggetto di liberalizzazione, cioè vedere la regolamentazione ex ante come una fase temporanea nell'apertura dei mercati, superata poi man mano che la regolazione ha successo dal fatto che si applica semplicemente in antitrust. In qualche modo anche sul pluralismo c'è chi la pensa in questo modo, cioè chi identifica esclusivamente la questione del pluralismo con il pluralismo interno. Ora, noi abbiamo molte ragioni per pensare che questo non sia così. La prima è che abbiamo scoperto, qui è importante che parli chi studia le cose economiche, abbiamo scoperto nel corso del tempo che questa fiducia nell'esistenza del mercato per avere concorrenza e per avere una libertà di scelta efficiente non funziona. Non è vera. Cioè non basta concentrarsi sul funzionamento regolatorio dell'offerta della struttura del mercato perché ci sia quella libera scelta che è ancillare al buon funzionamento dei mercati. Se i consumatori in un mercato concorrenziale non si muovono in modo efficace sanzionando chi offre un cattivo prodotto, rivolgendo la propria azione collettiva ma non coordinata verso il prodotto migliore, il mercato non produrrebbe quel migliore esito aggregato dell'azione collettiva. Quindi la libertà di scelta è un corollario fondamentale. E qui però abbiamo un problema che sanno bene, io vedo qui la dottoressa Liberatore da una parte e poi vedevo anche, ma non ci sono più, quelli che si occupavano sempre in Agicom di tutela dei consumatori. Perché se noi applicassimo questa idea che vi ho detta a questi due settori diversi avremmo una schizofrenia, perché scopriamo che nel quello che noi pensiamo essere il mercato non delle idee ma dei prodotti e dei servizi che funziona molto bene, in realtà molto spesso il consumatore ha dei limiti cognitivi molto forti, deve avere tutele, deve avere forme di trasparenza, deve avere forme di sostegno della domanda, perché in molti casi il mercato da solo fallisce. Perché dico che c'è una schizofrenia? Perché nello stesso momento in cui ci rendiamo conto che molti mercati falliscono, dall'altra parte, quando guardiamo all'opzione di pluralismo semplicemente come pluralismo esterno, riteniamo che invece i mercati funzionano perfettamente. È chiaro che questa contraddizione va sanata. Fatemi solo citare, come più alle conclusioni, un bellissimo saggio di Ronald Coase del 1974, che si chiamava in modo molto semplice Mercato delle idee e mercato dei beni. E lui che cosa diceva? Cioè viviamo, un economista di Chicago, viviamo una grande contraddizione, perché nel mercato dei beni stiamo sviluppando legislazioni
contro la pubblicità ingannevole, legislazioni per la tutela dei consumatori, legislazioni per la trasparenza delle etichettature. Quando guardiamo al mercato delle idee, diciamo no, c'è il primo emendamento, pluralismo e libertà di informazione significa che non devono esserci regole. E lui dice, ma come? Stiamo parlando dello stesso cittadino americano, solo che questo cittadino quando va a comprare lo shampoo ha bisogno di tutele, insistiamo sulle etichette, non vogliamo che abbia rischi. Quando parliamo di scelte politiche, sulla politica estera, sulla politica delle armi, sulla politica criminale negli Stati Uniti, riteniamo che basti la libertà di espressione che si manifesta con la concorrenza. Allora, o i mercati sono perfetti in tutti gli ambiti e quindi dobbiamo ritirare la regolamentazione man mano che i mercati funzionano dovunque, oppure se ammettiamo che ci sono dei fallimenti dal lato della domanda, cioè dalla capacità di informarsi dal lato del mercato dei beni, a maggior ragione dobbiamo farlo nei confronti del mercato dei beni. E questo è un elemento interessante perché ci riporta alla questione del pluralismo. La mia tesi è: non è vero che al crescere dell'offerta di informazioni e della concorrenza strutturale sul mercato dobbiamo ridurre la regolazione sul pluralismo, perché proprio l'esplosione del web purtroppo ci ha consegnato una convergente letteratura empirica abbastanza interessante che dimostra che al crescere delle fonti informative si riduce la nostra attenzione, si riduce la nostra capacità di ricerca delle informazioni e quindi la libertà di scelta, nel senso di scegliere le informazioni che sono più utili a farci formare un'opinione autonoma. Per questo il titolo di oggi era Il destino del pluralismo. C'è bisogno di questa consapevolezza, di renderci conto in qualche modo di separare il destino della struttura del mercato, che è un fattore abilitante, la concorrenza è un fattore abilitante del pluralismo, ma non è automaticamente una condizione sufficiente per averla, proprio perché ci sono tutta una serie di difficoltà, di limitazioni cognitive che osserviamo in molti esperimenti anche che sono stati fatti nella capacità degli utenti di informarsi, di comprendere quando l'informazione che ricevono in realtà non è un'informazione corretta, di rinunciare a esercitare del tempo per la ricerca delle migliori informazioni e alla fine anche di lasciarsi imprigionare da meccanismi che conosciamo bene, cioè pregiudizio di conferma, trappole dello status quo, polarizzazione e così via. Alcuni studi recenti dimostrano che sul web la polarizzazione è un fenomeno di identità, quindi contraddicono John Stuart Mill in Nietzsche: se io ho un'identità e incontro qualcuno che la pensa diversamente da me, il rischio è di polarizzare ancora di più. Cioè, siamo arrivati al paradosso che il pluralismo inteso come confronto, non mediato ovviamente, finisce per polarizzare ancora di più e ridurre quindi il dibattito con buona pace di John Stuart Mill. Per concludere, quello che manca nella evoluzione della normativa italiana è una riflessione autonoma sul concetto del destino del pluralismo. Cioè, noi siamo consapevoli che siamo in una società con strategie di disinformazione, il passaggio che ci manca, guardate che riguarda i vecchi media come i nuovi media, è quello di capire che c'è bisogno di maggiore pluralismo. Personalmente io condivido il fatto che ha scritto Giulio Neavigeoni, che ci vuole più servizio pubblico, che ci vuole più giornalismo di qualità, cioè che bisogna anche investire in politiche che aiutino la selezione di un pluralismo di qualità. La difficoltà sta nel fatto che non soltanto la direttiva non ne parla, ma anche il nostro testo che qui commentiamo molto spesso trattiene questo equivoco. Ci sono molte citazioni da parte degli autori che si sono occupati delle diverse sentenze della Corte Costituzionale che parlano delle due forme di pluralismo, ma quel passaggio in più di dire come deve essere poi declinato concretamente il pluralismo quando non è soltanto il pluralismo esterno è un grosso punto di domanda. L'autorità ci ha trovato in una decisione molto interessante, vedo qui Ottavio, con cui diciamo, abbiamo discusso di questa delibera dell'autorità, che ha riguardato il servizio pubblico e ha costruito un test di servizio pubblico rispetto alla capacità dell'utente di formarsi un'opinione autonoma sulla base di quello che ascoltava in quel momento. Qual è il punto? Che tutte queste cose, quando poi vengono
approcciate dall'autorità generano tantissimo scandalo, tantissimo dibattito, addirittura si mette in discussione che sia l'autorità indipendente a doversi occupare. Questo non riguarda soltanto l'Italia, in questi giorni c'è una nuova televisione commerciale che è esplosa in Regno Unito, che ha una legislazione molto simile a quella italiana e un'autorità indipendente molto simile a quella italiana, e si sta esattamente discutendo su come regolamentare o meno il pluralismo rispetto a questa emittente che è la Fox News dell'UK. Quindi di nuovo diciamo con tracce molto forti di confine con la disinformazione, perlomeno un'informazione basata sulle emozioni rispetto alla correttezza informativa. Allora forse il passaggio che dobbiamo fare è un passaggio europeo, perché il DSA si occupa esattamente di questo, è come riscrivere, reinterpretare la nozione di pluralismo. A mio avviso vanno fatti due grandi passaggi: la consapevolezza che non basta la struttura di mercato e la concorrenza, la consapevolezza che sulla domanda bisogna dare e offrire strumenti di trasparenza e fattori abilitanti. Questo che già è previsto nel DSA, perché sono previsti strumenti di trasparenza anche sul funzionamento degli algoritmi e così via, è un principio che va esteso, a mio avviso, anche ai vecchi media, cioè ridefinire il pluralismo rispetto alla trasparenza, capire la differenza tra linea editoriale e libertà editoriale, anche quando si guarda un contenuto su una televisione certamente pubblica, ma anche su una televisione commerciale o su una radio, cioè definire dei codici di condotta che ovviamente nel momento in cui li chiediamo per il web, però non dobbiamo dimenticare che devono essere applicati anche alle TV tradizionali, visto che abbiamo alcuni studi che purtroppo ci dimostrano che per attrarre attenzione alcune TV o mainstream tradizionali hanno iniziato ad imitare il web, cioè a polarizzarsi, ad attrarre l'attenzione e a dimenticare un po' quel requisito fondamentale della correttezza professionale e della correttezza di informazione che sta nell'articolo 3 del TUSMAR e che resta un elemento fondativo. Grazie. Vi ringrazio molto, professor Ricita, perché ci ha dato, sua prospettiva di economista, anche un modo di tornare un po' ai fondamentali, cioè di ricordarci di cosa stiamo parlando, per essere un po' banale. Stiamo parlando di disciplina del settore che non è equiparato a qualsiasi settore. Stiamo parlando di libertà di informazione, stiamo parlando di diritti fondamentali dell'individuo codificato in tutti i testi europei e internazionali sui diritti dell'uomo. Stiamo parlando della necessità di salvaguardare quello che sta al cuore di tutto, cioè il diritto dei cittadini a un'informazione il più possibile variegata. Ed è per questo che si distingue da decenni la giurisprudenza della Corte Costituzionale italiana, è esemplare da questo punto di vista, tra le esigenze del diritto alla concorrenza da un lato e le esigenze del pluralismo dall'altro. Non potrà mai essere sovrapposto uno con l'altro. Pluralismo vuol dire che per definizione nel settore delle comunicazioni non è accettabile una posizione dominante, mentre è sicuramente accettabile una posizione dominante in qualsiasi altro settore merceologico, l'importante è che non venga abusato. Per quale motivo? Perché evidentemente è di per sé lesiva del diritto all'informazione la presenza di una posizione dominante. Ora, il problema è quello di capire quali sono i parametri. Può essere un parametro, una volta poteva utilizzarsi parametro legato al numero dei canali disponibili, questo era tutto sommato semplice, anche se non penso sia stato mai raggiunto questo risultato, quantomeno in Italia, ma insomma tutto sommato era un dato semplice, si aveva un denominatore e un numeratore. Con lo sviluppo dei nuovi media, evidentemente questo calcolo così semplice e banale non può più essere effettuato, è evidente. E allora però dobbiamo trovare un altro rimedio, un altro sistema, non può arrendersi legislatore a questo punto, soltanto perché esiste una serie di mezzi di informazione così ampi. Non posso mai pensare che il blog di mia nipote sia uguale a Rai 1, per essere banale, no? Questo non può, nessuno ragionevolmente può pensare a una cosa del genere. E allora ci vuole qualcosa di alternativo, di sostitutivo, che però guardi evidentemente all'impatto degli operatori sull'utente.
alla gravità o meno della presenza di una posizione dominante sul diritto all'informazione. E in altre legislazioni europee si guarda ad esempio alla, può sembrare una cosa paradossale, all'audience, cioè a quanti soggetti tu raggiungi. Il tuo successo viene paradossalmente considerato come un problema se determina una posizione dominante nel settore delle comunicazioni di massa e quindi realizza esattamente il contrario dell'obiettivo primario di questa legislazione, cioè quello di fornire all'utente più possibili fonti di informazione in maniera da consentire poi l'esercizio il più possibile, come dire, informato di altri diritti fondamentali come ad esempio il diritto di voto. Questo è il ragionamento che fa ad esempio la Corte Europea dei diritti dell'uomo in una serie di sentenze, suggerisco di leggere anche per, diciamo, ricordo personale, la sentenza Centro Europa 7. Dopo questo discorso è fatto in maniera molto molto puntiglioso e analitica. Ora, qui si pone il problema, giustamente lo poneva il professor Nicita, della impossibilità di intervento del legislatore europeo. Lì si pone tutto un altro scenario, cioè quello delle competenze dell'Unione. Perché noi guardiamo all'Unione come un legislatore tutto sommato onnipotente, ma non è così. La stessa storia della direttiva sulla televisione, che io chiamo, diciamo, per nostalgia televisione senza frontiere, lo dimostra. Questa è una direttiva che nasce per scopi di liberalizzazione economica, per evitare che un servizio televisivo che partiva dal Belgio venisse fermato in Olanda e viceversa, perché non coincidevano le discipline, ad esempio, sulla tutela dei minori o sulla pubblicità commerciale. Quindi l'obiettivo è stato quello di liberalizzazione della circolazione del servizio e questa liberalizzazione ha portato naturalmente alla necessità di armonizzare le discipline nazionali in determinati settori, tra cui settori molto legati alla tutela culturale o alla tutela dei minori, come abbiamo visto poi anche nell'ultima versione della direttiva. E quindi ha l'Unione Europea la competenza per adottare una direttiva di armonizzazione sul pluralismo informativo? Quali sono le esigenze, qual è la base giuridica, perché di quello stiamo parlando, nel testo dei trattati che consentirebbe o meno un intervento del genere? Quanto mi piace fare domande e non dare risposte, diciamo che è molto stimolante come comportamento, tutti abbiamo la stessa visione, io ho la mia, come ho scritto in determinati interventi, per cui sicuramente questa competenza esiste, ma non è questo il momento di approfondire questo dibattito, è il momento invece di giungere dolcemente alla conclusione del pomeriggio, e lo facciamo dolcemente invitando l'avvocato Del Vecchio qui sul palco per darci la sua visione delle cose, darci un saluto, tutto sommato è lui uno dei curatori del libro, non ce lo dimentichiamo. Grazie, ma il mio è soltanto un ringraziamento, quindi sarò assolutamente, vi tranquillizzo perché appunto l'ora è tarda, siamo già da un po' di tempo e voglio scendere il video. Io ho fatto tutte le raccomandazioni, poi sono eccomi qua. Posto? Allora. Ringrazio tutti, innanzitutto l'Avvocato Generale che ha accolto appunto subito quest'idea per uno dei primi eventi appunto in modalità mista, e speriamo che questo, ecco, come abbiamo detto, che il libro porta bene agli autori, porti bene anche proprio in generale, proprio per tutta la ripresa che ci deve essere. Ringrazio il sottosegretario che ha introdotto e ha assistito a tutto il nostro convegno, a tutti i lavori del convegno, di cui sono veramente particolarmente onorato e particolarmente grato. E tutti gli amici presenti, gli autori che appunto sono autori e sono anche relatori, moderatori, insomma Roberto, Marcello, Gian Michele, Alberto Gambino, il mio commissario Antonio Nicita, proprio perché insomma appunto loro hanno dato un contributo sicuramente molto importante. Io voglio poi fare un'altra premessa, scusatemi, voglio soprattutto salutare Claudio Contessa, che oggi è influenzato, non è potuto essere presente, è il mio compagno di viaggio in questa avventura e sono ovviamente particolarmente grato a Claudio che mi ha
dal primo momento, sia col codice delle comunicazioni elettroniche che con il testo unico dei servizi media, mi ha coinvolto in queste iniziative editoriali, sfruttando, tra virgolette, un po' anche la nostra momentanea, diciamo, permanenza, insomma, la nostra esperienza professionale in Agicom, che è stata assolutamente fondamentale. Di questo, su questo tornerò tra poco. Dicevo, quindi, è importante, appunto, soprattutto, mi sono reso conto di una cosa, Gecco, secondo me è importante scrivere i libri per fare poi le presentazioni, perché secondo me sono molto più importanti, diventano molto più importanti queste presentazioni, questi eventi, questi contenuti che sono emersi oggi in questo dibattito, piuttosto diciamo che appunto anche il nostro libro, devo dire la verità, perché qui c'è stata, devo dire, una prospettiva importantissima che parte dai decreti, dalla legge, appunto dal recepimento, e arriva poi veramente a un miglioramento di quella che deve essere la legislazione e la regolazione. Per cui, ecco, allora mi sono ancora più convinto del fatto che questi testi, queste iniziative sono assolutamente importanti. Questo lo è in particolare perché è vero che viene, come dire, alla fine di un percorso giurisprudenziale che parte dalla 177 del 2005 e arriva appunto alla nuova legge, però è anche un compendio di tutto quello che è stato fatto finora, che così come nel codice delle comunicazioni elettroniche, come ricordavi tu prima, Roberto, anche in questo fotografa, possiamo dire, un po' tutta la, come dire, quello che è maturato in questi anni, la regolazione in particolare. Ecco, io sono molto convinto sostenitore delle autorità indipendenti e anche della centralità delle autorità indipendenti che appunto viene data dalla nuova direttiva, proprio perché è il luogo della competenza, è il luogo della qualità. Sia nel primo libro che nel secondo ci sono i contributi di tantissimi dirigenti e funzionari, alcuni, molti dei quali sono presenti anche oggi, che rappresentano quelli che poi la regolazione la fanno, quelli che in realtà hanno, come dire, la competenza maggiore su queste cose. Ecco, io penso che per fare poi cose nuove, per andare avanti, per migliorare, bisogna partire dal passato, cioè da quello che si è fatto, perché tutto sommato chiaramente è quello che poi rappresenta il nostro patrimonio e quello che, insomma, di buono sicuramente è stato fatto in questi 15 anni, in questi 20 anni. In questo quindi, ecco, a questo abbiamo aggiunto nella prima parte del libro, come incipit del libro, tutti i contributi, che molti dei quali, alcuni dei quali sono stati accennati anche oggi, relativi alla direttiva, proprio per dare innanzitutto la prospettiva di quello che sta cambiando e poi ovviamente, insomma, dare conto di quello che è stato fatto. Per cui in questo, ecco, io sono particolarmente grato a tutti gli autori, tutti coloro che si sono dedicati, hanno scritto, hanno messo in campo insomma l'esperienza di questi anni. Basti pensare appunto ad alcuni articoli, alcuni commenti, ma ovviamente non voglio citarne per non fare torto ad altri, che sono appunto veramente dei piccoli trattati, perché sono appunto un contenuto di tutto quello che in realtà è stato fatto, quindi in questi anni. Io mi fermo qua, ringrazio molto, moltissimo tutti i relatori e passo la parola per le conclusioni a Roberto, che ringrazio ancora. Leggendo nei vostri occhi degli sguardi di terrore, vi posso assicurare che non ho nessuna intenzione di fare delle conclusioni lunghe. Concluderò nel senso proprio del termine, cioè di concludere il pomeriggio. E d'altronde abbiamo discusso di tante cose, anche così diverse, qui sarebbe difficile prendere una cosa per il tutto. Abbiamo poi fatto degli intervalli, degli intermezzi per ognuna degli interventi, per cui penso di potermi limitare a ringraziare ulteriormente non soltanto tutti voi relatori e non che siete intervenuti oggi, ma soprattutto per sottolineare l'importanza di questo lavoro e della sua utilità per l'utente di questa materia, per il fruitore di questa materia, che sia il docente universitario, che sia l'avvocato, che sia il giudice, il funzionario dell'autorità e così via. E il recepimento della direttiva, quindi il nuovo decreto legislativo in itinere, sarà l'occasione per rinnovare ulteriormente questo appuntamento,
mi affido alla continenza del legislatore delegato anche per evitare che i poveri curatori siano costretti a modificare troppo del commentario al testo unico, quindi interpretate la delega nella maniera più limitata possibile per evitare troppo lavoro a Claudio e a Paolo. Quindi grazie di nuovo a tutti quanti e buon pomeriggio e buonasera a tutti.